C'è un pre e un post-Covid marcato in ambito artistico dalla prepotente entrata in scena di uno spazio digitale. Come si è inserito questo spazio digitale nella costruzione del tuo nuovo lavoro, Diary of a Move? E come e se questo spazio ti ha aiutato a investigare sulla tematica della memoria del corpo? Lo spazio digitale all'interno di Diary of a Move si è inserito come mezzo di trasporto, nel senso che è stato proprio un veicolo di informazioni che grazie a questo spazio ho avuto il modo di potermi incontrare con i partecipanti tramite delle interviste, cioè non interviste, delle spiegazioni, delle istruzioni appunto che davo ad ogni partecipante tramite telefonate video oppure anche solo audio. Quindi lo spazio digitale adesso in questo periodo del storico mi viene subito in mente già qualcosa che stiamo facendo noi, no? In questo momento, come uno Zoom. Però effettivamente anche la telefonata rimane comunque uno spazio digitale dove non necessariamente ci si vede. E questa cosa mi ha fatto anche notare quanto effettivamente mi sento più libera e concentrata quando magari faccio una telefonata dove c'è solamente l'audio e mentre nel video mi sento anche fisicamente più costretta e anche posata in un qualche modo, no? La maggior parte del progetto aveva a che fare con, anzi, ha a che fare con un percorso personale. Mi dispiace. Questo non posso mutarlo e purtroppo abbiamo dei vicini che e lo lasciano andare così e non si ferma. Però fa parte anche questo dello spazio digitale, no? Cioè Esatto. entra, crea un ambiente sonoro anche questo, no? Esatto. Curiosamente. E lo lasceremo Fatto questo. così scenico, quindi Lo insomma. lasceremo. Fa parte della vita, fa tanto parte anche, credo, del discorso dell'attivazione dei sensi, della memoria anche, no? All'interno di questi diari, anche lo spazio digitale è stato quello che ci ha permesso. Di unirci nella lontananza. Lo spazio digitale, ripetendolo, ma effettivamente più lo ripeto, più mi vengono in mente tutti i valori per cui l'ho utilizzato durante questo periodo. Ho ricevuto i diari anche. O anche l'uso dei video o dei registratori o delle macchine fotografiche, anche quelle integrate nei cellulari, sono state utilizzate dai partecipanti per tracciare, per memorizzare, per archiviare. Mi viene in mente il discorso dell'uso dei media all'interno dei telegiornali, ad esempio. Un'estetica completamente rimodellata, anche a livello artistico questo avrà delle ripercussioni non indifferenti, cioè il tipo di sgranatura, la non definizione, non alta definizione, è quasi come un ritornare anche lì in una memoria passata e in un'estetica che viene ricontestualizzata, così come il suono, perché comunque non so se vi capitava, però io riuscivo a sentire questo. Anche questo, no. Però costante di sottofondo, no? Quindi è un altro tipo di percezione. Il ragionamento che sto facendo in questo momento, ma lo spazio privato in un'estetica costruita, anche il vedere un rapporto diverso con lo sgranamento dell'immagine. A me anche quello mi riporta in un privato, perché è nel privato che vediamo le cose non fatte bene, tra virgolette, no? Le interferenze che viviamo nella
costante vita quotidiana e non solo, appunto perché si parlava di spazio pubblico, spazio privato. Io penso che siano arricchenti. Anche perché se pensassi il contrario, cioè che vanno a danneggiare che vanno solo a danneggiare, penso che non uscirei viva, no? E secondo me è quello il momento di confronto anche nella vita, cioè come non evitare anzi lo scontro è inevitabile, però è come cerco di integrarlo e come cerco di trasformarlo. Non so se forse questa è anche una cosa di principi che magari anche mio padre ha sempre fatto, appunto parlando di vita privata, è stato insegnante di Aikido, no? E ce lo insegnava anche da piccole prima di andare a scuola, verso le 6 della mattina ci si alzava. Però un po' il principio dell'Aikido è anche questo, cioè invece di scontrarsi cerco di accogliere e portare, quindi creare un'armonia anche nello scontro. Quindi penso che le interferenze non vuol dire che non mi danno fastidio, eh? Però esistono, quindi annullarne l'esistenza vorrebbe dire censurarle. Posso invece chiedere se c'è qualcosa che ti ha incuriosito dell'utilizzo da parte dello spazio digitale da parte di chi ha partecipato al progetto. E so che c'è stata una grande partecipazione e quindi come hai visto coloro che hanno partecipato al progetto utilizzare lo spazio digitale? C'è qualcosa che ti ha colpito in particolar modo, che ti ha sorpreso o ormai è diventato talmente, si è integrato talmente tanto nelle nostre vite che è diventato il nostro terzo braccio in un certo senso? Bella domanda, mi fa riflettere sul fatto che forse la parola diario ha cambiato un dare per scontato, perché comunque il diario è un luogo intimo, è quello spazio di confronto analogico, perché anche quello è uno spazio al contrario del digitale, è uno spazio analogico dove l'unica cosa che esiste è il corpo della penna, il corpo del diario, quindi materia, no? E questo l'ho usato come introduzione perché effettivamente mi hanno stupito tutti i diari, non ce n'è uno che non mi ha stupito. E degli esempi è anche il fatto che pensavo di ricevere tutte foto dei diari cartacei e invece ci sono ad esempio, diciamo, due diari digitali, fatti non da persone giovani, ma da persone in età avanzata. Quindi quello a me mi ha stupito molto. E poi il tipo di impaginazione che c'è stata nel presentare anche delle riflessioni, come era il fatto che io certe persone non le ho mai viste e non le vedrò mai. Ma infatti quello che era curioso anche capire che tipo di vicinanza si è creata, nonostante la distanza, perché non so neanche da che parti di città arrivassero queste persone, non so, appunto tu non sai neanche chi sono in realtà, eppure mi sembra di capire che si è creata una vicinanza molto particolare. Sì, quelle che non vedrò mai sono quelle che si sono un paio di persone, ma proprio due o tre che si sono mano a mano tolte dal progetto, dal processo. Quindi non avrò solamente un'immagine che mi sono creata io, e questo è interessante perché comunque è l'immaginazione e anche il non giudizio, perché anche le persone che comunque ho visto, mi è capitato di stampare le testimonianze e chiaramente nel file quando l'ho salvato so in che cartella appartengono,
Però quando invece le ho stampate su carta, perché non volevo leggerle tutte nello schermo, ma volevo leggere su cartaceo per rilassare un po' lo sguardo, mancavano dei nomi sopra al testo. Quindi li ho letti non sapendo esattamente di chi li avesse scritti. E quello è interessante perché sono dovuta poi riandare a cercare la cartella della persona a cui apparteneva quella riflessione. E quindi è molto bello perché effettivamente non ho motivo di poter giudicare puntando il dito, non so come dire. E aver fatto una settimana intera di colloqui one-to-one è stato una bella sfida di raccolta di informazioni e anche a livello di sopportazione fisica e mentale, perché comunque io ho voluto dedicare tempo veramente alle persone, non era faccio questa cosa perché no, perché sennò potevo benissimo lavorare in un call center. Invece quello era un ascoltare e anche cercare di dare cura a ogni conversazione che avveniva. Prendo proprio questo, scusa se ti interrompo, proprio prendo questa cosa che hai detto ultima della cura verso le persone, per collegarmi a un'altra domanda che ti volevamo fare, proprio sulla danza come figlia di un dio minore. Spesso no, c'è poca attenzione o da sempre si dice che venga dedicata alla danza poca attenzione, però allo stesso tempo la danza forse è l'arte per eccellenza che riesce a raccogliere altri messaggi minoritari, diciamo. Tu cosa ne pensi? Allora, per dire la partecipazione in questo processo è stata così varia, dove non è stata esclusiva di professionisti della danza, incluso, condiviso il significato di movimento, inteso che cosa significa per ognuno di noi. Quindi a ogni partecipante veniva chiesto cosa significa movimento per te. Non tanto perché la risposta aveva un giusto o sbagliato, ma per poterlo mettere a parole, condividerlo e da lì avere ognuno una linea di interesse, di esplorazione verso un'educazione allo sguardo, al sentire, se vogliamo. Cioè, mi piace molto come domanda, perché già la mia testa ha viaggiato in 10 tipi di risposte differenti, perché effettivamente è larga, ma nello stesso tempo allora quasi per fortuna che sia un dio minore. E mi viene da dire così, in modo molto spontaneo, il sistema forse rende la danza invisibile agli occhi, forse perché è troppo effettivamente potente, cioè da prendere il controllo di una liberazione del singolo e quindi del collega. Anche un messaggio il fatto che le più piccole parti che si possiamo osservare di un movimento, quindi parliamo proprio della parte minore anche infatti, no? Fisicamente e anche interni, sono motivo di chiarezza, secondo me, anche di analisi e di portare la nostra percezione della danza interna ad uno stato di analisi, non so, vorrei che fosse più visibile, quello sì. Però sta in ognuno di noi artisti e scrittori e organizzatori e chi altro che non abbia citato in questo momento, che è nostro compito renderla più visibile. Senti, a proposito di futuro, danza nel futuro, come immagini il futuro della danza? Prima di tutto il futuro della tua danza, per esempio, quali elementi della tradizione, e penso anche agli elementi importantissimi scenici che spesso usi come nei costumi, in tutta la costruzione, insomma, in tutta la tua estetica, nella tua poetica, porterai nel futuro?
o continuerai a portare o abbandonerai? E dove sarà il futuro della danza? Te lo chiedo riallacciandomi a quello che dicevano le colleghe, no? Su quello che ha generato o rigenerato il lockdown e quello che dicevi anche tu, su come è stata, ti cito, rimodellata anche l'estetica. Che cosa rimarrà di questo rimodellamento? Che cosa butterai via? Perché? Gli elementi della tradizione nel futuro, mi sto domandando quanto il personale e la vita di ognuno di noi alimenti la tradizione e quanto ognuno di noi è di nuovo responsabile di una trasmissione. Anche questo diario, appunto, è un po' un piccolo risultato di una domanda come questa, perché abbiamo scritto parte di una storia e insieme, tutti insieme noi partecipanti, può andare avanti adesso, comunque lasciare una traccia a livello tangibile e intangibile. Quindi quello per me è un portare avanti elementi della tradizione. E lavoro tantissimo con i costumi, forse più il discorso del movimento, il moto della materia, e mi viene. Quella è una tradizione interna che si porta avanti, sì, mi viene da dire così, e continuerà ad essere così. Faccio fatica a parlare del futuro, ma a viverla come sensazione, forse. Non so, anche il riadattamento dell'estetica si collega sicuramente al riadattamento della danza nel suo stile. E uno dei partecipanti aveva appunto scritto nelle riflessioni quanto effettivamente, non riesco a citarlo in modo esatto perché non ho appunto il testo sotto mano, però quanto l'arte, quanto sta rischiando in questo momento l'arte effettivamente. E quindi la domanda per me è anche è più una domanda per il futuro, cioè quanto potremo rischiare. E rischieremo adesso che c'è stata una rottura in tantissimi fronti, spazi digitali e analogici, privati, pubblici, privato, pubblico. Cioè, per me la cosa più importante è che ogni partecipante ha deciso di fare questo processo. Basta. Tutto quello che viene adesso della realizzazione di un catalogo di archivio che viene regalato al museo, la playlist su Spotify perché sto raccogliendo tutti i materiali che hanno citato i partecipanti, quindi c'è una lista di libri, una lista di libri letti, film visti, canzoni, cioè quella che si mette a disposizione, un poster, insomma ci sono un sacco di uscite in realtà. Però non so, per me la cosa più importante è che le persone abbiano fatto questa cosa, perché effettivamente è un'educazione all'osservazione di se stessi e delle cose che ci stanno intorno. Ma educazione non è forse neanche la parola giusta, eh? Cioè educazione nel senso positivo, nel senso che possiamo veramente pensare che un movimento può diventare arte, come può semplicemente diventare un'azione quotidiana, però con la consapevolezza di come lo faccio.